Lei ha sentito tutte queste proteste, questi italiani, sì. Il sindaco, l'esodato, il piccolo imprenditore, l'edile, no? Tutti che si rivoltano contro lo Stato. Eppure io credo che Mario Monti stia facendo quello che può, no? In una situazione di grande difficoltà, di grande disastro. Vuole dare lei un suggerimento sulla strada da prendere? Nel 45 milioni di persone tornarono dai campi di prigionia in Germania, in India, in America. Non c'era niente, era distrutto, non c'era una lira. Fino al 1951, per 6 anni non ci fu crescita. E poi il paese si tirò su. C'era un governo molto tecnico, c'era Luigi Einaudi, governatore della Banca d'Italia, quindi presidente. Non c'è alternativa. Non voglio un ricambio, perché negli ultimi anni sono sempre stati peggio i politici, quindi non riesco a augurarmi un ricambio. Ero meglio quelli del dopoguerra. Vorrei una politica silenziosa, vorrei che tu facessi trasmissioni con meno politici, vorrei che la gente fosse meno esposta alla politica. Questo fragore della politica è terribile. Pagine, 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 non si parla di altro. Vorrei che i politici si mettessero a lavorare, fossero poco silenziosi, e che il paese piano piano incominci a lavorare, che si lasci lavorare Monti, che può avere presa in campo europeo, con un cambiamento di atteggiamento tedesco. E magari ce la facciamo. Ne usciamo, capito? Però anche tu, dacci una mano. Basta portarli in televisione. E per solidarietà non vengo più neanche io. No, però scusate, vogliamo rapacificarci con Rutelli e Forchielli, perché lei ha esagerato. Ma io gli voglio bene, lei Rutelli, ha esagerato. Rutelli sulla breccia. Però Rutelli si offende perché magari non conosce Forchielli, che è uno che usa una parolaccia ogni tre parole. Mi conosce benissimo Rutelli. Non lo conosco. Forchielli non conosce le braghe corte. Forchielli non lo conosceva un'anima di nessuno ed è venuto ai convegni che promuovo io per parlare di Cina. Chiuso l'incidente? È un grande visionario, Forchielli. Qualche volta è un po' stranamore. Qualche volta gli scatta il braccino, è un po' stranamore, ma per il resto mi fa simpatico. Però soldi c'è, i soldi ne capisce. Grazie a Francesco Rutelli, a Concita De Gregorio, a Alberto Forchielli, al sindaco Alemanno, grazie a Matteo Salvini. Ci vediamo giovedì.